Al mio segnale, scatenate le recensioni! Le quasi! Ciao a tutti, oggi siamo qua il mio amico Max. Ciao a tutti e ben ritrovati. Con l'ultimo modello della SkyX, il Getter One Damaged Version. Esatto, che il è, quarto. Sì, esatto. Vediamo se sarà una paraculata stile Bandai o se veramente darà qualcosa in più rispetto all'altro. Vediamo, tanto è una Limited, quindi che è stata distribuita in occasione del Wonder Festival, l'ultimo che c'è stato in Cina, a Shanghai, credo. 500 pezzi. Ah, 500 pezzi, non sapevo neanche. E a differenza dei primi tre che sono usciti, che erano tratti dalla saga di Armageddon, questa invece, come c'è anche scritto, è tratta dallo Shin Getter versus Neo Getter. Questo che rappresenta la scena dove Musashi muore, no? Ah sì, infatti, come vediamo anche dalla scatola, non so se si vede perché c'è un po' la luce che dà fastidio, c'è la minifigure. La minifigure di Musashi, che era l'unica che mancava, perché avevamo già Ryoma, avevamo già Hayato, avevamo già il professor Sautome, mancava soltanto Musashi. E quindi c'è adesso completa, sì, praticamente io l'ho preso solo per Musashi. C'è chi lo prende. Se vuoi Musashi devi comprarti la limite. E questa penso che l'abbiamo forse solo io, te e Ryoma. Che salutiamo, il nostro Ryoma che è alle terre di Islanda adesso. Esatto, esatto. Lui esatto. È perso nei fiordi. No, i fiordi sono norvegesi, giusto? I fiordi sono norvegesi. E in Islanda cos'è? I geyser in Islanda. E allora, diciamo, la scatola rispetto alle altre è molto più, come dire, catadiottrica quasi. Sì, sì, allora, è tutto un riflesso. Esatto, nello schermo si vede niente, dal vivo rende un po' così. Ma è molto bella, e diciamo il retro è sul verde. Ma perché? Perché c'è la famosa scena dove lui fa esplodere il generatore di raggi Getter, quindi è tutto un verde, no? Ah, non lo so. Ed è ispirato a questo, sì. Se non l'hai visto, Neo Getter. Mi fido di te. Lo Shin Getter verso Neo Getter, guarda, è la prima scena del primo AV, quindi non ti puoi sbagliare. Beh, adesso niente, facciamo l'unboxing. Sì, sì, l'unboxiamo. Siamo pronti per l'unboxing, dai. Andiamo fuori, si vede. Ti sto inquadrando io, è ovvio che si vede. Siamo in una botte di vero. Petta scatola a me, bellissimo. Allora, facciamo vedere prima il classico blister con... Tiralo un po' su. Con il robot. Oh, lì, robotone. Già è solo damaged. È solo damaged. Quindi già SkyX1, però con solo parti damaged. Poi abbiamo questo blisterino qua con... Un po' più giù. Tomahawk Sport. Beh, giralo perché è sotto sopra. Ah, allora, minifigure di Musashi, sembra molto carina. Da che ci andiamo un po' dentro, dai, così la facciamo vedere subito. Core, giusto, questo è il core che si strappa poi. Quello è il generatore di raggi Getter. Che si strappa via. Perché. Che si strappa dal petto più o meno. Poi abbiamo... perso il braccio forse. Sì, perché a un certo punto lui nell'OAV perde un braccio. Poi abbiamo i due Tomahawk insanguinati. Insanguinati, che non so perché sono. Perché tu non l'hai visto, ma lui prima di cadere ne affetta una cifra. Quindi. Poi abbiamo questa parte qua, dove c'è il classico. La solita basetta. Basetta con il pernino solito. Ecco. E questi qua che poi ci spiegherai cosa sono. Allora, questi qui poi dopo sicuramente penso che qualcuno ci racconterà che cosa sono, ma è una specie di arma di un Megasaurus con cui viene trafitto il Getter One. Che bello. Prima di cadere. Perfetto. Poi qua sotto non si vede, ma sotto la basetta c'è anche il mantello, quello damaged. Allora, facciamo vedere il contenuto. Abbiamo il contenuto della scatola. Rubina ce n'è. Si vede tutto. Abbiamo questo mantellino di Damaged. Sarà un po' più giù, un po' più giù, Max. Un più giù. Bucchetto, è Damaged, è Damaged. È Damaged, è Damaged. Ma proprio nel di dietro. Vabbè. Però nota che stavolta hanno fatto le istruzioni personalizzate per questo modello. Sì, stati bravi. Ecco, non come la Sentinel. Stati bravi. Poi abbiamo, qua ci dovrebbero essere le batterie.
Sì, adesso cerchiamo di capire se ce le hai. Dopo lo facciamo vedere. Questo è un effetto che va attaccato alla schiena con il razzo per simulare. No, va attaccato dietro nel pulsantone. Serve per queste parti perché vanno. Sì, si possono cambiare davanti. Ok, e c'è anche il copri raggio getter. Si può mettere intero allora, non rotto. È l'unica parte non damaged che ti danno loro. Il copri. Esatto, esatto. Vabbè, poi abbiamo detto. Insanguinati. Una figurina in usarsi, inquadrala bene. Volevo inquadrarla adesso prima di andare un po' avanti. Allora, però non va a fuoco perché l'hai messa dietro a un affarino. Aspetta, mettiamola qua, zacchetta. Mettiamola qua, Max, così. Provo a vedere se si vede. Beh, è carina. Ma secondo te si riesce a. Sì, qua. Sì, no, è bella, bella. È bellino, Musashi. Sì, c'ha la faccia cattiva, E vabbè, qua poraccio ci lascia le penne. Esatto, per quello che ti saresti incazzato da te. Esatto. Poi cosa ci abbiamo ancora, Max? Questi che sono belli. Questi li trovo molto belli, sai, sta cosa qua che lo trafigge, poverino. Poi ripeto, non si sa se sia quello un Megasaurus o un'arma di un Megasaurus, però lo trafigge. Per le batterie. Per le batterie. Facciamo un attimo le istruzioni. Sì, come sono? A colori? Belle, belle, belle. No, ma SkyX Studio lavora bene, secondo me. Lavora molto bene. Poca roba, però bello. Bello, una bella limited. Robot. Vabbè. Max è arrivato. Ma pure dall'Islanda? Si collega. Ci sarà un distaccamento anche in Islanda, no? Mezzo ghiaccio, starà facendo una pausa, secondo me. Allora vai Rioma. Vai Rioma. Eccoci direttamente dal laboratorio Sotome, il vostro affezionatissimo Rioma. Ancora una volta ghindato a festa perché anche oggi, strano a dirsi, parleremo ancora di Getter Robot. Siete contenti? Avete capito che questa è l'estate di Getter Robot? Ed eccoci qua a parlarne ancora. Oggi di che cosa parliamo nello specifico? Beh, prendendo spunto dal bellissimo modellino oggetto della recensione di oggi, parleremo di una miniserie che si intitola Shin Getter Robot contro Neo Getter Robot, miniserie di 4 AV usciti nel 2000, alla fine del 2000, e che fa un po', strizza un po' l'occhio alla serie Getter Robot Go, già perché il Neo Getter Robot è una sorta di Getter Robot Go 2.0. Ma che cosa c'entra Musashi? Già perché la miniatura contenuta all'interno della confezione del modellino di oggi è proprio Musashi Tomoe. Beh, c'entra e come? Perché questo modellino si rifà al prologo, è tratto direttamente dal prologo del primo episodio di questa miniserie. E cosa succede? Beh, la scena è la seguente. Siamo a New York, una New York City devastata. In mezzo a Manhattan c'è l'enorme base dell'impero dei dinosauri o impero Achu. E poi ci sono milioni di Mechasaurus. Milioni di Mechasaurus che attaccano chi? Un Getter Robot. Il Getter Robot alla cui guida non c'è il team Getter, ma c'è solo una persona, Musashi. Già, ma dove sono gli altri due piloti? Ryoma, Hayato, dov'è lo stesso professor Sotome? Ebbene, sono tutti al laboratorio perché si sta cercando di ultimare un ulteriore potentissimo Getter Robot. Quindi serve un diversivo, serve un qualcuno che prenda tempo. Già, ma chi ha vinto la bambolina? Chi è stato estratto a sorte per questo tipo d'azione? Musashi Tomoe, che domande. E quindi c'è il Getter One che si staglia da solo contro tutto l'esercito, almeno quello che ne rimane in quel momento, dell'impero dei dinosauri. È lui. Da solo combatte contro tutti. A un certo punto utilizza tutte le armi a sua disposizione, tutte le armi del Getter Robot. Ma arriva un Mechasaurus particolare. È a forma di missile, ha una punta d'acciaio, lo passa da parte a parte, lo colpisce sulla schiena e la punta esce fuori dall'ombelico.
Musashi prende la punta di questo robot, la strappa, torna a combattere, ma un altro Mechasaurus lo attacca. Questa volta gli strappano il braccio sinistro. Ma lui continua a combattere, non si arrende, deve prendere tempo. Bisogna ultimare quel potentissimo Getter Robot giù al laboratorio. E quindi che cosa succede? Che tutti i Mechasaurus lo afferrano, lo tengono, lo circondano. Spacciato. E degno di un kamikaze, che cosa fa Musashi? Con la mano che gli rimane del Getter Robot, si strappa letteralmente dal corpo il generatore a raggi Getter. Sì. Lo stringe, crea un'esplosione incredibile e tutti i Mechasaurus vengono letteralmente spazzati via, compresi l'imperatore Bray, Galilei e il generale Bat, che dalla base dei dinosauri in mezzo a Manhattan stavano assistendo allo scontro. Moriranno? Non ve lo dico, non ve lo dico. È un destino crudele quello che deve succedere a Musashi tutte le volte, per volontà dei suoi stessi autori, Gō Nagai e Ken Ishikawa. È una maledizione che dice che ogni volta che c'è Musashi in una serie di Getter Robot, Musashi è destinato a perire. A perire in maniera eroica, a dare una sorta di ultimo grande attacco, sacrificandosi per gli altri. Già, ma questo prologo che cos'ha di particolare? Beh, sembra tratto direttamente dal manga, anzi alcune scene animate sembrano essere state prese e strappate dalla carta del manga per essere esposte in maniera animata. Perché? Perché alcune vignette del manga sono state disegnate in maniera animata proprio per costruire questo prologo. Solo che ci sono delle differenze, evidentemente. Nel prologo di Neo Getter Robot ecco che ci sono anche le trasformazioni, per cui Musashi passa da un Getter all'altro, Getter 1, Getter 2, Getter 3. Invece nel manga rimane soltanto in Getter 1. E poi, qual è il potentissimo robot che si sta ultimando all'interno del laboratorio Satome? Perché deve prendere tempo Musashi? Beh, nel caso della miniserie di Neo Getter, ecco che il robot che si sta ultimando è lo Shin Getter 1, lo Shin Getter Robot. Invece nel manga si sta ultimando un altro Shin, ma non in senso stretto. Si tratta del Getter Robot G, si tratta del Getter Robot Dragon. Ma in quali altri modi abbiamo visto morire Musashi? Beh, per esempio, se prendiamo la serie classica del 74, ecco che negli ultimi episodi i dinosauri giocano l'ultima carta. Hanno questa enorme base composta da due dinosauri giganti a collo lungo, due super brontosauri potremmo chiamarli, con al di sopra un'enorme base operativa. È un qualche cosa di inattaccabile. Non si riesce a combattere, a competere contro questa nave enorme, potentissima. E quindi Sao Tome ha un piano. C'è un punto debole di questa enorme base. Beh, è la bocca dei due brontosauri. Sì, perché si può pensare di attaccare partendo da quelle bocche per colpire il cuore di queste enormi basi. Ma come? Beh, Sao Tome pensa a un missile componibile, un missile composto da tre parti, ciascuna delle quali doveva essere caricata su ognuna delle tre Getter Machine. Fanno le prove vanno a buon fine e poi vanno in missione. Ma in missione qualcosa va storto, ai noi. Ebbene sì, Musashi sbaglia la manovra, il piano non si riesce a concludere, anzi addirittura le tre Getter Machine vengono abbattute, distrutte, i tre piloti sono costretti ad essere espulsi, scelgono di lanciarsi col paracadute e non senza danno, perché Ryoma e Hayato sono costretti a letto feriti. L'unico che sembra essere uscito quasi indenne da questa operazione è proprio Musashi, ma Musashi è distrutto. Non riesce a perdonarsi il fatto che l'azione è fallita a causa della manovra sbagliata che ha fatto.
E non è fallita solo l'azione, ma anche le tre Getter Machine sono state distrutte. Resta soltanto una navetta, la Lady Commander, la navetta di Michiru. E allora cosa decide di fare Musashi? Musashi la carica di missili esplosivi, va a bordo della Lady Commander e con la Lady Commander si lancia all'interno della bocca di uno dei due brontosauri. Arriva al cuore della nave e si fa esplodere. L'esplosione porta via tutti i dinosauri, compresi l'imperatore Bray, Galilei e quello che era un personaggio tipico della serie animata, solo della serie animata, che era il super diavolo Yuller. Quindi Musashi da solo riesce a spazzare via l'intero impero dei dinosauri. Ci ricordiamo un'altra morte di Musashi? Beh, per esempio in Shin Getter Robot The Last Day o L'ultimo giorno del mondo o Armageddon, in cui nelle prime puntate vediamo che gli invasori, che sono i nemici di questa serie, prendono le fattezze di salamandre. Siamo in un ambiente preistorico. Hayato e Ryoma non ci sono perché sono partiti con lo Shin Getter Robot insieme a Go per andare a fermare un missile. Quindi sulla Terra è rimasto solo Musashi e Musashi se la deve vedere con gli invasori che sono lì presenti e che hanno preso la forma di rettili. Il problema qual è? Che nonostante l'azione e il coraggio ancora una volta di Musashi, ecco che questi invasori rettili formi hanno di nuovo la memoria e quindi invadono il suo Geta Tree e invadono lui. Musashi ancora una volta muore, si vede il cappello militare che era solito indossare volare per indicare la sua fine. Musashi è un personaggio eroico, prende addirittura il nome da uno spadaccino famosissimo, Miyamoto Musashi, e ha questa caratteristica di avere questo elmetto, almeno nelle serie classiche, questo elmetto e questa spada, proprio per richiamare lo spadaccino leggendario vissuta tra la fine del 500 e l'inizio del 600, che partecipò tra gli altri alla battaglia di Sekigahara. Ma questa è un'altra storia. Musashi è una persona, è un personaggio, anzi, che rimarrà per sempre nei cuori di tutti gli appassionati, non solo di Getter Robot ma di robottoni in generale, perché è il simbolo del sacrificio, quello che dà tutto, finanche la vita, per sconfiggere il nemico ma soprattutto per salvare gli amici e il genere umano. Ce ne sarebbero di cose da dire ancora su Musashi Tomoe, ma io oggi mi fermo qui, restituisco la linea ai mitici Power e Passion e mando a tutti quanti un enorme Getter abbraccio. Ciao ragazzi, alla prossima! Beh, ringraziamo Ryoma per la spiegazione dei ghiacci dell'Islanda. Esatto. E vabbè, ti ce lo dire, qua vediamo che praticamente è lo stesso del Getter One. È il primo Getter One, solo Damaged, questo solo qua. Che stavolta abbiamo messo la parte solo Damaged, diverso dal primo Damaged, un po'. Sì, ha delle parti diverse in Damaged. Mi viene in mente il cornino, no? Che là era un più... erano diversi. Così è troncato più di netto rispetto a prima. E poi la parte centrale. C'è la minifigure bellissima di Musashi. Minifigure, sì. E poi soprattutto l'effetto qua, vedi l'effetto dell'olio che cola giù. Sì, volevo farlo vedere adesso, guarda, sì, hanno aggiunto alcuni dettagli molto belli, secondo me. Qua, cioè, proprio perché tra l'altro tu non l'hai visto, però quando viene trafitto cola olio quasi come se fosse sangue, è una roba un po' splatter. Lo devi vedere, Max, te lo sei perso. E qua molto rovinata anche la spallina, si vede un po'. Sì. Anche proprio al tatto Fai vedere un po' i Tomahawk sanguinati che a me piacciono da morire. Non belli, mi piacciono. E vabbè, non facciamo vedere le articolazioni che tanto sono le stesse. Sono le stesse dell'altro modello che ricordiamo è stato il nostro quasi modello dell'anno scorso. Dietro l'avete visto prima, insomma. Solite roba alla testa staccata. Bel modello, cioè. C'è della presenza, c'è della presenza, Max, qua. Quindi. Va bene, vediamolo in un'altra posa, dai.
Questa posa, diciamo che ho recuperato. Hai recuperato. Ho recuperato il pezzo dove si vede questa cosa qua. Un minuto, due. Prende, sì, un minuto. Però diciamo che questa parte è un po' triste. È un po' triste. È l'inizio del declino di Musashi. Abbiamo sì, visto un po' triste come scena. Praticamente lui, vabbè, vedete, l'ho recuperato. Adesso mi è venuto voglia di recuperarlo. Ecco. Quindi lui inizialmente viene trafitto mentre viene combatte, trafitto, sì. Poi lui combatte da solo. Sì. Tra l'altro io non so in quale Getter Machine fosse. È vero, perché lui mi dicevi che dopo si poteva trasformare in tutte e tre le combinazioni. Lui, nella prima scena, lui si trasforma in tutti e tre. In tutti e tre, Però non si sa se stia comandando la Bear, la sua, oppure se sia nella Eagle o che ne so. E comunque il fatto sta che con una può comandarne tre alla fine. Secondo me nella sua, è nella Bear. E lui comanda le tre trasformazioni. Esatto, e il Shapiro Tali combatte anche bene perché ne uccide tantissimi prima di cadere. Però diciamo, il declino che parte da qui. Sì, peccato, perché è un po' triste come scena. È un po' triste. Vediamo il next step. Lo svegliamo dopo, esatto, non svegliamo lo scena dopo. Prossimo. Quindi lo facciamo vedere. Questa è la scena in cui lui si strappa, diciamo, il prova a rialzarsi strappandosi il missilazzo. E qui c'è tutto l'olio, no? Beh, l'olio si vede dalla panza. E lì c'è parecchio olio lì. Lui si tiene come se fosse una ferita vera. E secondo me, se Musashi stava nella Bear, insomma, ci è andato vicino. Ci è andato vicino, sì. Ci è andato vicino, quindi. Comunque, dai, bello. Vediamo cosa succede dopo, dai. Sì, perché comunque sono delle scene. Riproducono lì. Esatto, cosa. Stanno riproducendo le scene, insomma, delle carina. Dell'Odi. E anche col Dragon l'avevano fatta questa cosa, ed era molto bello. Riprodotto, sì. Vabbè, adesso vediamo le altre, dai. Abbiamo la scena in cui ormai sono un esperto visto che me l'hai fatto vedere. Ormai l'hai visto, quindi, sì. Certo. Quindi cosa abbiamo? Allora, qua è la scena dopo che si è tolto lo spuncione. Esatto. Gli viene spaccato il braccio. Gli viene arriva un Megasaurus che gli taglia il braccio. Però ad esempio qui non gli taglia tutto il braccio, ma solo l'avambraccio. Qua fanno vedere l'avambraccio. Invece nel film nello AV gli tronca netto il braccio sinistro alla spalla. Mi sembra che il taglio sia alla spalla. Però lui, nonostante questo, prova a rialzarsi. Esatto. In braccia il Tomahawk. Sempre il suo Tomahawk. Se lo prende dopo aver buttato via lo spuncione. Ne ammazza altri 4-5. Sì, e poi c'è una scena in cui tutti lo assalgono e lo accerchiano completamente. E l'imperatore vuole scendere lui e dargli il colpo di grazia. Esatto. Solo che il tipo gli dice che fermati un attimo, perché sta per succedere qualcosa. Adesso vediamo cosa succede. Perché comincia a aumentare la temperatura. Ma adesso vediamo cosa succede. Esatto. Mi fermo solo a dire. Fermiamoci qua. Diciamo che si surriscalda. Si surriscalda un po' l'ambiente, e non solo l'ambiente, anche il Getter. Beh, questa è la scena in cui poi, lui quando viene, diciamo, a cercare tutti i mostri. L'abbiamo lasciato, diciamo che il clima si stava surriscaldando. Esatto. Lui, dopo un certo punto, cominciano a sciogliersi un po' di mostri. Perché lui mette i raggi, Musashi mette i raggi Getter a manetta. Quando tutti di riscaldamento al massimo. No? Esatto, già lì lui è mezzo fritto, quindi. Poi praticamente si estrae sto. Si strappa il generatore i raggi Getter, credo, come si chiama? Dal giaguaro. Sì, è quella del giaguaro, credo, sì. Perché se ho capito bene, ogni Getter Machine ha il suo di generatore. Così ci disse l'ottimo Ryoma, e per cui si strappa quello del giaguaro. Lui se lo strappa e poi lo spreme come un limone. Esatto. E lo fa scioppare. E lo fa scioppare, quindi si sacrifica, distrugge tutta New York praticamente. E era abbandonata, però. Era ormai, no? Presumibilmente comunque liberata. E quasi distrugge l'impero dei dinosauri, nel senso che l'imperatore si salverà a pelo proprio. Quindi. Fa proprio tipo una bomba atomica E nel momento in cui sta morendo si vede la connessione con Ryoma. Sì, stavo dicendo una boia, nel senso, bomba atomica, dimmi, aiutami. Aiutami. Esponenzialmente, una bomba atomica di livello più esponenzialmente più potente. Più potente. Si può dire. Comunque si vede la scena quando sta morendo, il collegamento con Ryoma che sente la morte di Musashi. Sì, è vero. E Ryoma dov'era? Tutto bendato, che stava con l'audante. Era dentro lo Shingetter, lo stavano preparando, perché ancora non si muoveva sto Shingetter qui, lo stavano caricando. In pratica lui ha dato del tempo, ha concesso del tempo agli altri due di collaudare il Shingetter. Si è sacrificato per il tempo loro di attivarlo. È bello perché lui quando prende il Getter è tutto mezzo rotto. Perché si vedeva che aveva combattuto il Getter One. Era proprio.
già la prima trasformazione è tutto mezzo massacrato, esatto. Però insomma fa sempre la sua figura, ne distrugge tanti, è prima di morire ed è da solo, sì, quindi sì. Insomma, bravo Musashi, sì, dai. Bravo Musashi, dai. E niente, cosa facciamo vedere anche un po' di luci? Facciamo vedere un po' di luci. Perché c'ha i LED questo qua. Questo modello ha i LED. Allora facciamo vedere le luci. Beh, oh, bene, allora che abbiamo, abbiamo sofferto un po' per mettere le batterie. Zoom sul generatore, Max. Perché il generatore è un po' fastidioso. Però no, guarda, è bello. Sì, no, bello. La luce è una bella luce. Quindi abbiamo tenuto le luci della testa e le luci del generatore. Gli occhi, vediamo, si vedono, illuminati. Ah, il generatore fa, sì, un bel effetto. No, il generatore sì. La video ancora meglio che dal vivo quasi. No, è bello, bello, bello intenso, sì. Mi piace. Però secondo me qua le batterie vanno via in fretta. Sì, anche quelle della videocamera. Bene, proviamo a vedere le altre luci allora. Dai, così facciamo, diciamo, anche di una scoperta che abbiamo fatto adesso. Esatto, esatto. Qua abbiamo riproposto sta posa qua perché ci sono i LED sul razzo dietro, che abbiamo scoperto, dopo lo facciamo vedere, essere un Megasaurus lui stesso. Sì, quello lì è un Megasaurus, e facciamo capire, a vedere, forma di missile. Dopo lo facciamo vedere perché sulla punta che esce dalla pancia ci sono gli occhi, E lui l'abbiamo capito da lì che probabilmente ci sono gli occhi. Quindi allora io mi ricordavo nell'OAV che si vedeva spuntare all'improvviso da solo, ma non ho mai capito se fosse stato sparato da qualcuno o lui era proprio il Megasaurus. E invece no, penso sia proprio il Megasaurus. Oddio, c'ha gli occhietti, quindi dovrebbe essere o una parte del Megasaurus, perché magari è un... Ha gli occhietti, la testa magari, sì. Potrebbe essere. O la, esatto, o la testa del Megasaurus che diventa raso e lì si... Allora, qua anche dietro. Qui quanti sono? 2 più 2 le batterie? Sì, sono 2, 4. Perché 2 sono sulla parte, l'ultima parte, quella dietro, e 2 dove si aggancia al Getter 3, dove fora il Getter 3, che dovrebbe illuminare lo scoppio, insomma. Esatto, già. esatto. Allora, non si vedono tantissimo, però. Accendiamo le luci, facciamo vedere, sì, gli occhietti. Sì, fai vedere gli occhiettini. Adesso, appena finisce il suo giro, che lo ripeschiamo da qua. E dopo lo sganci, anche perché c'è l'aggancio un po' fastidioso. Sì, è un po' rognoso quell'aggancio dietro, perché c'è molto peso. Questo pezzo pesa veramente tantissimo. Veramente tanto. Comunque, adesso proviamo a scrollo il tastino. Vabbè, togli, sennò butta via tutto. Nel senso, togli tutto. Butto via tutto. Allora, eccolo qui. Non so se riesci a gli occhietti. Ci sono gli occhietti. Si vedono, ecco lì. Quindi questo va riagganciato al missile lì. Aggancialo, dai, fallo vedere agganciato. Fai vedere il mostriciattolo agganciato. Allora, qua prima, questo altro che Bad Toys. Io mi sono fatto un male cane prima. Si è forato, Max, poverino. Questo qui, questo pezzo, anche qui adesso. Questo pezzo qui è non pericoloso di più. Questo qua è affilatissimo. È affilatissimo, fate le punte. Attenzione perché c'è un po' di sangue ancora, sì, sto ancora morendo, quindi questo qua, questo lo togliamo, eccolo lì, tutto, mettilo in piedi così, ti intendi? Questo è un Megasaurus, solo la testa è un Megasaurus, c'ha gli occhietti e il naso, quindi sì. C'ha anche le pupille, mi sembra. Aspetta, adesso che metta a fuoco, non so se mette a fuoco. Sì, sembra. No, una... mettilo qua, vieni sotto qua. Qua lo mette a fuoco sicuro. Perché c'è il vediamo, vetro. Sembra che ci abbia una pupilla. Vabbè, se ce la facciamo, sennò. Sì, sì, clicca, ci va. Ci vuoi i suoi tempi. Fammelo vedere. Eccolo. No, è arrivato. Sì, c'è le pupille, sì. Ok. Eccole lì. Va bene. È un Megasaurus bastardo. Allora, io direi di chiudere in bellezza adesso. Sì, no? Sì. Siamo arrivati al gran finale. Al gran finale. Allora, abbiamo messo il Getter Damaged in posizione, insomma, quella finale, no? Forse più iconica. Esatto, quindi va bene così. Poi facciamo vedere anche tutti gli Sky X del tema Getter che sono usciti. Certo, in ordine di uscita. Quindi, in uscita. Prima abbiamo il Getter One. Che io metto qui. Che è abbastanza simile, no? Sì, ci assomiglia un pochino. Diciamo che quasi potrebbe essere lui. Forse bisogna sistemare un po' la camera. Ecco, boh. Poi, dopo il Getter One, è uscito il Getter Black. Il Getter Black. Che ha delle particolarità diverse, perché comunque, come vediamo... Ma abbiamo amato molto, ricordo. Sì. No, è bello questo. Diciamo che ha un pochino di... Cos'è? Si differenzia un po' da... La parte sotto, le gambe, i pannelli, le braccia, per avere il resto, ma la figura è quella, no? Ha cambiato solo qualche parte. E con questi due c'erano i primi pezzi dell'hangar, del famoso hangar. Sì. Veniva completato con il Dragon. Il Dragon che è l'ultimo arrivato. E lo mettiamo alla destra, alla nostra destra. Non so, ecco. Se ci stanno tutti. Che è anche un po' più grande... Vabbè che il Getter One ha le gambe aperte, però come altezza li passa comunque.
è un design nuovo, è più grande, diciamo, è più grande, quindi non hanno, diciamo, la cosa bella è che non hanno ricopiato, che non hanno utilizzato le stesse parti, tipo non hanno preso le gambe del, del Getter One. No, o no? Allora, diciamo i primi tre sì. I primi tre che vediamo da sì. partire da sinistra. Però vabbè, col secondo cambiato i pannelli, sulle black. No, ci sono delle modifiche ovviamente, però col drago invece non hanno preso lo stampo del Getter One, per fortuna le gambe. Sembra un inner frame diverso. E è un design anche tutto diverso, la linea, il bacino però... molto più alto. Sì, sì, sì. No, ma dico le gambe che avrebbe potuto fare, sarebbe venuto brutto, però. Allora, facciamo vedere anche le minifigure in ordine di uscita. Facciamo, sì. Allora, non so se tu riesci a zoomarle. Sarà un problema. Intanto mettile e poi vediamo. Prima abbiamo Ryoma. Che no. Salutiamo Ryoma ancora. Ciao Ryoma, goditi il Geyser. Esatto. Okay. Abbiamo Hayato-jin. Dov'è? Fate vedere. Eccolo qua, Hayato-jin. Poi abbiamo il caro vecchio professor Saotome. E per ultimo, ma non il, meno importante, perché esatto. il 3 è quello che probabilmente ha fatto la, la fine più brutta, Musashi. Musashi, eccoli qua insieme. Zoomiamo uno, vabbè, li abbiamo fatti vedere così, prima, dai. È un bel colpo d'occhio, devo dire. Li abbiamo fatti vedere prima, provo a zoomarli un attimo. Hayato, Musashi, è fatto bene Musashi, sai che Musashi è forse quella che mi piace di più? Ryoma, non lo so, bella, è particolare col mantello. Forse la più espressiva. Sì. Ha una faccia, fatta finire. E Max, quest'anno di questi quattro qui, tre saranno probabilmente nel quasi modello del 2024. Il Black è uscito quest'anno? Il Black è uscito quest'anno. Non me lo ricordavo. Avremo il Black, il Dragon e il Damaged. Sul Damaged magari è una versione che abbiamo già visto, potrebbe anche non arrivarci, però... Esatto, ma cerchiamo intanto di non farli arrivare tutti nei primi tre così... No, è un altro non anno, partigiani. Un altro getter anno, sembra, sarà contento sempre il nostro amico, quindi... Sì, sono belli, però... Cambia, magari può cambiare, ma può qualche variare. Soggetto nuovo sta arrivando, Bene, molto bene. Allora, siamo arrivati ai saluti. Sì, okay. Salutiamo tutti, Salutiamo tutti, sempre i nostri amici, salutiamo... la Lega e la Lorda Robotica. Ringraziamo la Lorda Robotica, la salutiamo, salutiamo anche la Lega Robotica, ringraziamo Ryoma. Ringraziamo tutti. E vi auguriamo un buon rientro e ciao a tutti e alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao a tutti, oggi siamo qua il mio amico Max. Ciao a tutti, ben ritrovati. Sto subito impappinando. No, perché ho notato che ci sono dei punti in cui è proprio scura, non si vede la... Abbiamo già il primo blooper. No, devo cancellare. Perché secondo me è sbagliata, vedi? La luce te la ciucci, lì non c'è... Ame. Dai, vabbè, c'è già un blooper. Ma non ho cancellato. C'è già un blooper. Ciao, no, è dietro questo. Ciao.
Ciao a tutti, oggi siamo qua il mio amico Max. Ciao a tutti, ben ritrovati. Con questo bellissimo modello. Ma per cazzo sto dicendo ciao.